ragazzi, bentornati su Camperlust. Benvenuti ciao, ciao. Ai nuovi iscritti. È sempre un piacere avervi qua. Oggi facciamo un video recensione di un prodotto fighissimo che ci hanno inviato da provare e da recensire. La nuova versione della Insta360, quindi la Insta360 One X2, registra video in 5,7K. È anche un action camera, quindi registra anche a 180 gradi. La figata di questa action camera è che registra video a 360 gradi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è come se foste inglobati dentro una cabina di regia a 360 gradi. Cioè fa quello che una volta avreste dovuto farlo con più videocamere. Sì, esatto. Lei lo fa da sola. Non solo, ovviamente essendo un action camera è impermeabile fino a 10 metri. Ha il comando vocale. Ma bando alle ciance, Matteino, apri, dai. Apriamola insieme. Comunque noi siamo in Spagna, vicino ad Alicante, sulla costa, in mezzo alle palme, c'è un bel sole, si sta da Dio e facciamo da qua il nostro fantastico unboxing. Allora, prima cosa che si può vedere, c'è una schedina SD da 64 giga insieme. Confezione, grazie. Ok, che dire, la prima cosa che sicuramente si può vedere a livello di hardware è che è veramente piccola e compatta, sta nella tasca dei jeans. Esatto, ha appunto la doppia lente di qui e di qui, che è quella che permette di filmare a 360 gradi. Qui c'è il monitor touchscreen a colori. Diciamo anche che c'è l'app dedicata, studiata apposta da scaricare sul vostro smartphone, e si possono fare tutte le cose anche da lì. Esattamente. Quindi potete gestire la camera sia dall'app che dalla camera stessa. E si possono oltretutto dall'app anche montare direttamente i video selezionando le varie scene girate a 360 gradi. Quindi è un'app che ti permette anche di montare direttamente, esatto, il video. Esatto. E da questa app puoi addirittura già subito caricare i contenuti sui tuoi social. Esatto, esatto. Sicuramente il punto fondamentale dell'innovazione di questa action cam è quello che si chiama reframing, ossia il fatto che tu quando giri un video lo puoi girare senza stare particolarmente a preoccuparti dell'inquadratura, e poi in un secondo momento, quando vai a montare il tuo video, decidi direttamente da lì l'angolazione che ti piace di più per l'inquadratura, quindi ti sposti proprio il video. Allora, nella confezione cosa abbiamo? Vabbè, il cavetto per esatto, per caricarla. Esatto. Il cavetto di caricamento, poi qui penso sia una custodia. Sì, e oltre alla custodia, eccola qua, custodia. Panno, credo sia. Due fantastici adesivi e il panno per pulire. Oltre alla custodia ci hanno mandato anche il cappuccio per coprire le lenti. Cappuccettino per coprire le lenti. E voilà. E voilà, fantastico. Giusto, volevo far vedere la batteria. Questa è la batteria, veramente enorme. Tra gli altri accessori che ci hanno mandato, importantissimo è questo, che è il selfie stick. Cosa succede? Grazie al software interno della Insta360, quando si fanno le riprese, appunto a 360, il software elimina automaticamente il selfie stick. Quindi non si vede, praticamente. Esatto. Tutto questo bastone nero non si vede e sparisce, sembra che voi stiate, non abbiate niente in mano, ecco. Sì, sembra ti fa che un qualcuno... po' un effetto tipo drone, sai. Sì, diciamo. Sembra che qualcuno vi stia riprendendo dall'alto. Oh, no. Ho mandato ancora un ulteriore fantastico accessorio, questa cosa qua che io non vedo l'ora di provare, perché secondo me è una figata incredibile. Vabbè, a parte che fa da treppiede, ok, quindi il treppiedino, ma la cosa figa è che questa cosa qua ruota, vedete? Ruota. Quindi se voi ci attaccate la vostra fantastica
camera qua. Oppure, oppure anche il selfie stick come prolunga. Sì. Ipotesi. Attendo e avvitando lei dall'altra parte. Voilà. Si fa ruotare se, così. Quindi avrete tipo mazza ferrata medievale. Quindi avrete un'immagine a 360 gradi in movimento. Sì, tipo ipotesi. Si fa un tuffo in mare, in piscina, sì, con questa sopra da uno la testa scoglio, che gira, da esatto. Uno scoglio, tu mentre ti butti fai così, viene una figata. Una figata, esatto, esatto. Quindi queste sono tutte le cose che ci hanno mandato. Adesso le andiamo a provare e poi vi facciamo vedere il risultato finale, giusto? Scarichiamo l'app. Ciao! Ok. Sai chi sei? Sai chi sembri? Sembri quelli del gruppo Vacanze Piemonte con l'ombrello. Con l'ombrello. Sì. Gruppo Vacanze Piemonte Matteo. Siamo arrivati ad Alicante, parcheggiato praticamente in centro e ora ci facciamo un giretto, quindi non avevo capito un cazzo di trend arrivato.